Siamo recessi ombrosi, in mare aperto, con una strana voglia di respirare. Mi rinchiusi nei miei calcoli sbagliati, sorridendo così all'incertezza del mondo. Che poi esiste tutta una sezione all'interno della storia della filosofia dedicata al modo in cui i filosofi hanno salutato la loro vita terrena. Di Epicuro, in effetti, è degna di nota anche la morte. Pare che, ormai afflitto e dolorante per colpa dei calcoli renali, sia entrato in una tinozza di acqua calda dopo aver sorseggiato un bicchiere di vino, abbia sorriso ai discepoli insegnando loro come muore un filosofo. Piacere, ogni piacere che non sia dissoluto, motore degli umani, del loro agire e amare. Gli dèi non si interessano del tuo pregare muto. Il mio poema indica il compiere e il pensare. E tu, fratello mio, che vuoi di che onorarti? Non ti ubriacar d'ambrosia, ma cerca tra i tuoi simili la compassione acritica. Avrai di che gloriarti di tuoi svariati amori, di voli irraggiungibili, gli atomi del pensiero. Lo studioso Luca Canali, nei suoi Pleniluni Sereni, scolpì l'immagine di un Lucrezio, tormentato ma dall'animo sensibile, in grado di anticipare i temi ricorrenti della fisica quantistica. Tra i divini cuccioli di Epicuro, Lucrezio compare con tutta la sua figura monumentale, unendo poesia e scienza, fino a rendere la vita e la saggezza di Epicuro un qualcosa che va al di là del tempo. Michel de Montaigne, nobile giurista francese, durante un viaggio d'affari ebbe una rocambolesca caduta da cavallo, e questo è solo uno dei motivi per cui decise di dedicarsi alla filosofia degli antichi. Si ritirò a vita privata all'interno del suo maniero di Bordeaux e costruì sapientemente una biblioteca all'interno della quale trascorreva le giornate intere a consultare i testi sacri della filosofia antica. Nella ragione la fede io forse rifiutai, diversità e principi d'amore conquistai, giungendo da ogni epoca mi colsi impreparato nel placido Montaigne, io fui catapultato. Ma come era in uso a quel tempo, anche Giordano Bruno, per accedere agli studi superiori, dovette aderire ad un ordine monastico. Il frate domenicano partì da un paesino dell'Italia meridionale e andò peregrinando per le varie corti d'Europa. Giordano Bruno entra a pieno titolo nella storia della filosofia come in quella della mitologia. In effetti, se proprio bisogna paragonare Giordano Bruno a un eroe della mitologia, potrebbe essere appunto Ulisse. Bandito dal cielo e dall'inferno,
subì molte voci di scherno. Finimmo in un pugno di fumo. La scienza, io, frate Bruno. Pozzo della morte, ebbi modo di volare quando ero ancora infante ed il mondo gli sgustai, ma i colori, quelli sì, che io seppi miscelare ed il santo e l'ubriacone con cautela mescolai. Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, non era certamente un filosofo, ma attraverso le sue opere è stato in grado di rendere concetti come il sacro e il profano che molti filosofi hanno avuto difficoltà a rendere nello stesso modo. Entra nel nostro viaggio sonoro come colui che è in grado di eliminare la barriera tra l'immagine e la parola. Caravaggio è la rockstar della filosofia. Caravaggio è la rockstar dell'immagine. Riverberi di fuoco intorno a ciocchi ardenti, reticoli di chiassi, luci fioche da osteria. Il mio sguardo si scioglieva sui miseri e perdenti, alle dame di tutti. Io feci compagnia nella Roma di granito, sotto il vento di... Quando sotto i lampioni rugginosi, passeggiando, vidi ogni cosa. Rifiutai i sassi religiosi, venne al mondo Baruch Spinoza. Baruch Spinoza apparteneva ad una famiglia sefardita del Portogallo. Nel XVII secolo dovette lasciare il Portogallo per raggiungere i Paesi Bassi. Portò con sé un carico di intelligenza e conoscenza che hanno attraversato non solo lo spazio ma anche il tempo. Spinoza, pur di garantirsi una certa libertà nel pensiero, rinunciò ad ogni impegno accademico, diventando un semplice molatore di lenti. La vita è un ballo in maschera, ciò dissi e confessai. Fui cacciator di dame, improvvido e indefesso. Della passione la legge io non ripudiai. Libidinosa sorte, fui amato e ebbi successo. L'inquisitor di Roma, coi piombi moralistici, non volle udir ragioni, né ammise leggiadria. Un uomo così libero, contrario ai grandi mistici, dal letto al palco al tetto, ignobile eresia. L'ultima delle figure a prestare voce a questo viaggio sonoro è quella di Giacomo Casanova. E non a caso, perché Giacomo Casanova traduce sapientemente i concetti, le parole, le idee in azioni.
Giacomo Casanova rappresenta la filosofia in movimento e quando la filosofia si muove, inizia la musica. Per giungere a conoscenza bussai 8 volte alla porta di amore.